Va bene, ritrovati cari amici della Regione degli Artisti, come sono contento, oggi è una puntata veramente frizzantina, perché? Perché chiaramente abbiamo in puntata un graditissimo ospite, dove a Milano by Night, lui la fa un po' da padrona, in questi locali veramente wonderful, vi presento l'ospite della puntata, ma non prima di presentarvi, chiaramente la nostra Arianna Carducci. Buongiorno, buongiorno. Rudy, buongiorno a tutti. Che vestitino, vieni pure adeguato avanti. Io ti faccio un bacio a mano, ovviamente ti siedi sulla... Ah sì? Sì, parliamo di discoteca. Perciò sei tutta illuminata. Sono in tiro per la discoteca. Spettacolare, veramente spettacolare, avete capito la nostra bellezza, no? La bellezza di Arianna Carducci, che arriva veramente da Iesi o dalle Marche. Ci ho portato questo modello acqua e sapone con questa illuminazione disco dance, che non è poco. Bene, allora vogliamo chiaramente mandare un po' di imponibile? Sì, andiamo con la pubblicità. Prego, regia. Fashion Bar, una bellissima realtà sita in mezzo in via Veneto 12, dove potrete degustare delle ottime colazioni, a pranzo piatti freddi e alla sera un mega happy hour. Il Fashion Bar vuole comunicare alla gentile clientela che il locale è a disposizione per manifestazioni di qualsiasi genere e il fine settimana vi aspetta con la musica dal vivo. Fashion Bar, il piacere di fermarsi. Ma ben ritrovati, ben ritrovati, cara Arianna, come esprimiamo prima, è un modello di abito veramente strepitoso che fa pandan con l'argomento della puntata. Direi, no? Proprio di oh, sì. Che meraviglia. Allora, cosa facciamo? A questo punto non ci resta che aprire le danze per presentare il nostro ospite della puntata, giusto? Bene, bene, prego regia, vai! Hai due o tre free drink da regalarmi gentilmente, grazie! E vai! Lui è un grandissimo DJ in locali importanti di Milano e non produttore discografico, lo potete trovare dal martedì alla domenica al mitico Hollywood in Corso Como, è un locale che tutto il mondo ci invidia. Signori e signori, con noi Luke DB! Ciao! Buonasera caro! Ciao! Come stai? Tutto bene. Piacere incontrarti. Piacere. Direttamente da questo pianeta Hollywood abbiamo alla valigia degli artisti una perla preziosa. Però dobbiamo mettere anche un attimino la nostra perla. Un attimino dobbiamo metterla tra virgolette in panchina perché dobbiamo affrontare l'argomento della puntata. È una brutta terminologia, però sei sempre più splendida che mai. Grazie. Noi ci vediamo a Hollywood. Ti aspetto. Bene, caro Luke, ci possiamo sedere, facciamo due chiacchiere, è un piacere. Ok. Senti, io so che, ti conosco, parecchie volte sono venuto mentre tu chiaramente mettevi i suoi dischi nelle feste con Eleonora, Cassandra e Spago, che facciamo un applauso e salutiamo. Ciao Eleonora, yeah! Bene. La cosa ci piace veramente molto. Senti, sei produttore discografico, sì. Ma tratti solo disco music? Prettamente sì, anche se ultimamente sto facendo anche lavori tendenti all'hip hop, generi un po' più pop, tra virgolette, con degli artisti italiani molto bravi, campani. Perciò fai, non so, fai delle basi musicali? Sì, produco, diciamo, l'arrangiamento per loro Beh. E quindi... Facciamo queste cose. Vuoi fare dei nomi con dei collaboratori? Sì, ultimamente sto collaborando con un ragazzo di Salerno, Lele Giup. Abbiamo già pubblicato il primo brano a luglio e siamo in lavorazione per il secondo, che penso uscirà per fine anno, per dicembre dovrebbe uscire. Wow, ti faccio via in bocca al lupo. Senti, io so, per esempio, tu hai iniziato giovanissimo a fare il DJ. Sì, all'età di 13-14 anni, quindi i primi approcci col vinile, era il 91 all'epoca. Il grande vinile, voglio dire. Il grande vinile. Che poi è sempre, sì, sì. Secondo me il miglior modo per mettere musica è il vinile. È il vinile, perché è l'unico modo grazie al quale hai il contatto con la musica. Cioè con toccare il vinile è tutta un'altra cosa. No, poi anche questi famosi piatti, voglio dire, i Technics. I Technics sì, hanno fatto storie, 1200, 1010. Bene, adesso per esempio,
Cioè, una volta c'erano due piatti, due tecnici, e si mixavano i brani, no? E si faceva la serata, giusto? Certo. Adesso come funzionano le serate in console? Adesso diciamo che è cambiato un po' tutto a livello tecnico. Siamo passati dai CD inizi anni 2000 e adesso si lavora o con i Mac, i vari computer, o con le pennette USB e gli MP3. Quindi tutto in digitale. E come fai a mixare? Ho già mixato un prodotto, allora. Se lavori con una pennetta vuol dire che un lavoro viene da uno studio, fai questo mixaggio in studio e poi lo proponi chiaramente in disco, giusto? Tecnicamente diciamo che è rimasto lo stesso il modo di mixare, non ma è cambiato per il quasi... programma del PC virtuale. Sì, alla fine il programma ti aiuta nel senso che è un modo di lavorare molto più pratico, molto più veloce, e puoi utilizzare il momento stesso in cui mixi effettistiche, effetti vari per creare un set più personale, diciamo, certo. Per renderlo più particolare. Certo. Però la tecnica è rimasta la stessa, cioè la tecnica di mixaggio, quella come era con i vinili e anche con... È rimasto uguale. Soprattutto per chi come me viene dalla vecchia guardia. Ci siamo messi un po' al futuro, io sto mostrando le foto quando... Sì, tu... ecco, infatti ho mandato una foto proprio mentre lavoravo con il vinile, per farti contento. Bellissima, sempre il suo fascino, meraviglioso. Quali sono le soddisfazioni più grandi che hai avuto facendo il DJ? Facendo DJ tantissime. Una delle più importanti è stata la vittoria al Dance Music Award, che è una manifestazione italiana a livello nazionale, per la categoria Mashup, che è una realizzazione musicale particolare, simile a un disco. E poi ho avuto tante soddisfazioni per quanto riguarda le produzioni. Ecco, infatti, produttore discografico. Ho avuto uno dei miei dischi che è stato suonato da David Guetta. David Guetta? Sì. Cioè tu, il tuo disco l'ha... Sì, ha suonato David Guetta. Wow. E poi sono stato in classifica per 2 mesi consecutivi nella DJ Parade di Radio DJ. Ah, con quale brano? Era un bootleg di un pezzo Human, Reggae and Bon Man. Cioè adesso va tutta questa musica. Sì, qua. Adesso è tutto... Per esempio, ormai non si capisce più niente, no? Bravo. È tutto... Una volta, per me, gli anni più belli della discografia mondiale sono stati gli anni 80. Certo. Non si può dimenticare I Like Chopin, i Tarzan Boy, Gazebo, e poi italiano, l'italianissimo, no? Ma tutta la musica italo dance era il top del mondo. C'era Raff, quindi... che è nato con Self Control, e prima è diventato famoso all'estero, poi in Italia. Cioè, ma tanti, anche Spagna, se ci ricordiamo. Sì, infatti. Però questi sono degli evergreen che non moriranno mai. Allo stato attuale, onestamente, gli evergreen sono un po' diminuiti. Sì, diciamo che si è passati un po' più verso gli anni 90, come evergreen. Adesso attualmente le serate anni 90 vanno abbastanza forte. Tu come produttore, per esempio, qual è che capacità deve avere un artista per poter colpire il tuo cuore e poter investire su un artista? Ma guarda, prima di tutto che deve avere cultura l'artista, cioè deve sapere la musica dall'A alla Z, tutti i generi musicali, e sapersi adattare a tutti i generi musicali. Per me è un cantante, per dire, sì, ok, sa fare il pop, però è anche bello se sappia fare la dance o un genere più attuale tipo la trap o l'hip hop. Certo. Quindi questa è la cosa più importante, che si sappia adeguare, anche perché è sempre bello sperimentare cose nuove con personaggi anche che casomai non l'hanno mai fatto. Cioè tu, per esempio, caro Luke, tu hai la possibilità di dare delle basi ai cantanti. Certo. Come fai a trovare la voce giusta per i tuoi brani? Cioè fai, non so, una specie di casting, magari sì, hai dei contatti con dei... Si può fare sia nel caso che io propongo all'artista, guarda, io ho queste basi pronte, se ti interessano canto, oppure è lo stesso artista che mi dice, guarda Giallo, vorrei fare una base, una strumentale simile a questo genere o simile a questo brano, e quindi automaticamente poi si crea qualcosa che sia più adatta alle sue idee. Perciò tu riesci a vestire un artista del vestito, certo, che vuole. Sì. Questa è una bella cosa, comunque ti fa molto onore. E questo, per far questo, giustamente bisogna avere cultura. Avere cultura, certo, degli anni 70, degli anni 80, 90. Infatti, la cultura degli anni 70, 80, 90. Qual è il genere musicale che a te piace di più? Guarda, io amo la house music. Ah, e beh, la house. Tutta quella club cantata, molto americana, stile proprio di Miami. Quel genere lì che andava forte negli anni 90. Però, cioè tipo Robert Mine? No, andiamo su Tony Humphries, Masters at Work, cose un po' più raffinate. Un po' raffinate, ok.
Robert Miles è tutto un altro genere che nel periodo in cui è stato ragazzi miei, ha fatto Children è paragonabile a un brano di Mozart, diciamo. Davvero, hanno utilizzato anche quella serie famosa televisiva di Beautiful, l'avevano utilizzata per delle serate, per le sfilate, mentre facevano queste, vogliamo dire, queste, poi è partita la sigla, stavi mixando la valigia. Sì, facciamo un mixaggio volante. Bene. No, fate gli scherzi. Quanti pezzi hai composto tu? Penso, non li ho mai contati, dico la verità, però penso almeno tra pezzi miei personali e remix che ho fatto per tanti artisti siamo sui 300. Wow, perciò un arsenale di musica spaventoso. Sì, sì, sì. Ecco, ma questi 300 hanno solcato, come si chiama, i palcoscenici importanti. Sì, ho avuto un sacco di... Ci vuoi raccontare un pochettino? Sì, in giro per il mondo vari pezzi e vari remix che ho fatto hanno avuto molta importanza. Uno attualmente è secondo in classifica in Polonia, nella classifica top 50 dance della Polonia. E che brano è? È un remix che abbiamo fatto io insieme a un altro collega, Attilson, dei Shanghai, che è un gruppo italiano che in Polonia sta andando fortissimo. Beh, ma parecchi italiani ai paesi dell'est vanno fortissimo. Sì, infatti, cioè, spesso... Oltre alla disco music sono rimasti gli evergreen, tipo Pupo, voglio dire, è uno di quelli che è in Polonia e in Russia, sì, Cotugno, non ti dico, proprio sembra Vasco Rossi, cioè voglio dire. Infatti l'ho vissuta con mano questa situazione, sono stato 3 mesi in Estonia a lavorare vari anni, un po' di anni fa, e Toto Cutugno, Pupo, i ricchi e poveri lì erano degli idoli. Infatti, ma la disco music in quei paesi dell'est come gira? Ma prendono molto spunto da noi in Italia, perché siamo, diciamo, un riferimento per loro, per la musica in generale. Infatti sono stato a suonare in vari locali e diciamo che ascoltavo sia io la musica che proponevo e anche gli altri DJ che suonavano. Prendevano, cioè suonavano musica italiana, sia dal dance che altri generi. È normale, cioè tutto prende dal Made in Italy. Siamo maestri in questo. In tutto, cioè dal mangiare, la musica. Non ci dimentichiamo che la canzone napoletana è la canzone più amata del mondo. Cioè, in ogni parte del mondo, solo il mio lo sanno. Cioè, certo. Ricciato in Cillo Vui, ma da Mario Trevi. Ma lo stesso Nino D'Angelo in America. Nino D'Angelo in America, ricordo il film Spugnizzo a New York, voglio dire, c'è la mia grazia che esulta proprio, guarda, che meraviglioso. Senti, cosa hai fatto oltre che al DJ? Allora, io sono anche un tecnico radiofonico, produco vari programmi radio insieme a tanti altri colleghi, sia speaker. Su quale, io so che per esempio dei brani sono andati su una radio importante, facciamo un applauso per Radio DJ. Sì. Grande Savino, come si chiama? Albertino, era Albertino che conduceva insieme a Fargetta il programma. Fargetta, poi c'è Linus, il patrone, sì. Voglio dire, insomma. Il capo dei capi. Bene. Raccontaci un po'. Allora, io faccio vari programmi radiofonici che vanno su 80-90 radio in tutta Italia, sia network FM che anche web, di musica dance, giustamente, che produco sia io e prendo anche supporto artisti dance italiani. Quindi per far sì che la musica italiana dance venga sempre più diffusa. Certo. Soprattutto in Italia, che è un periodo un po' così. Ma chi è il DJ italiano più conosciuto al mondo? Visto che sei così acculturato. Ultimamente purtroppo è Gianluca Vacchi. Perché purtroppo? È perché purtroppo non è un DJ. Cioè, per chi come me della vecchia guardia viene visto sempre un po' con un occhio negativo, perché comunque è stato costruito come artista. Beh, ha saputo fare delle un bel si è impero. Creato un team dietro di persone esperte e quindi io so che ha fatto un brano, so che sta andando moltissimo ultimamente, sui social. Ultimamente si sta dedicando molto al reggaeton, ha iniziato a fare delle produzioni con artisti latini. Tipo? Luis Fonsi ultimamente ha fatto un pezzo con lui, sì. Vabbè, ma Vacchi si può permettere quello che vuole. Sì, insomma, ultimamente purtroppo tutto gira intorno ai soldi, al marketing, quindi da sempre, chi ne ha? Da sempre, voglio dire, è raro che uno che non ha questo. Attualmente ossigeno. Un po' in più, purtroppo, anche a causa dei social network, questa cosa.
ha un po' distrutto, sì, veramente, magari la magia della produzione. Poi eventualmente magari può anche averla valorizzata, che ne, certo, sai, perché tanti talenti sono stati, certo, stati, certo, cioè riconosciuti dal web. Come no, come no. Ma io proprio per questo, c'erano i social, rimanevano degli emeriti sconosciuti. Proprio per questo io ti dico, sì, sono d'accordo con la politica che fa, perché, cioè, come fa lui, fanno anche tanti altri artisti, quella di creare personaggi però che hanno alle spalle delle persone che tecnicamente, professionalmente sono al top. Tipo dietro Vacchi c'è Nicola Zucchi, che è un personaggio che in Italia, nel mondo house, tra virgolette, ha fatto tanto. Che ha la Lo sua. Stesso adesso attualmente Gianluca Vieri. Vieri adesso sta iniziando a fare il DJ in giro per l'Italia per serate. Sì. E dietro di lui però c'è un team che gli sta costruendo il set e tutta, diciamo, tutto il suo spettacolo, che è Luca Cassani, che è un grande produttore di musica dance italiana, che stimo tantissimo. Ma pensa, cioè adesso Bobo Vieri si è messo a fare, sì, il DJ. Beh, non è l'applauso, dai. È una new entry che onestamente non sapevo. No, so che è diventato papà, so che ha una da bambina. Da poco papà e da poco DJ. Pensa, ma tu l'hai provato, hai avuto modo di poterlo sentire? No, ancora no, perché ha iniziato a fare serate dai primi di ottobre, ha fatto giusto 2-3 eventi in giro per l'Italia. E qual è il genere che utilizza lui? Cioè che, ma diciamo, credo comunque dance commerciale. No? Commerciale? Sì, 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 sì. Beh, dai, facciamo i tanti auguri al nostro bobone. Bene, cari telespettatori, so che abbiamo un paio di contributi inerenti alle tue serate. Se la regia gentilmente può mandare in onda questi, ecco qua. Sì, questa è una serata di il Fauno Club. Molto bello. Infatti qui la cosa particolare è che ho incontrato tanti amici di Milano che erano lì in vacanza. Immagino. Ma c'era Marina di Camarotta, c'era il Ciclope. Il Ciclope, che purtroppo non esiste più. L'hanno chiuso perché avevano paura dei crolli. Sì, dei crolli della roccia, purtroppo. Era proprio all'interno di una montagna. La location era spettacolare. Era bellissimo, spettacolare. Di una bellezza veramente più unica che rara, veramente. Bene, qua sei a... In quale occasione ti trovi? Una serata? Questa è una serata manifestazione che ho fatto ad agosto, era nel periodo di Ferragosto. Diciamo, perché tu hai molte serate, poi dopo, sì, quando termini, diciamo, questa noi chiudiamo, collaborazione chiudiamo, con l'Hollywood. Bravo, chiudiamo la stagione estiva verso metà giugno e da metà giugno fino a fine agosto sono in tour in Italia per varie serate. Tu di dove sei? Io sono di Benevento. Benevento, sì. Bene. Città delle streghe. Città delle streghe, un saluto a tutti i beneventini, giusto? Beneventani, ok, tante cose che si imparano qui alla valigia degli artisti. Bene, io so che c'è un altro contributo, se vuoi gentilmente, magari anche... E qui all'Hollywood. Qua sei all'Hollywood, ecco, sì, la discoteca più amata del mondo. L'Hollywood di Milano, by night. Un saluto al mitico Giovanni. Grande Giovanni. Io quando vengo ogni tanto all'Hollywood è sempre un piacere stringere la mano, perché è proprio un pilastro. È un'istituzione. È un'istituzione. L'Hollywood non è Hollywood senza Giovanni. È normale. Senti, parliamo di qualche progettino magari futuro. Sì. Allora, cos'è che ti bolle in pentola in questo periodo? Il 29 novembre esce il mio nuovo disco su etichetta Tip Records, insieme ad un altro ragazzo, un bravo produttore di Perugia, Thomas Neville, e un disco dance molto radiofonico. Speriamo, di quanti brani è composto? Due versioni. Sono due pezzi? Sì, sì, sì. E quanto dura, singolo, diciamo? È un singolo. Normalmente un pezzo dance dura sui 4 minuti. 4 minuti, è normale, come una canzone normale. Sì, sì. È cantato da un cantante americano. Perché io ogni tanto nelle serate metto su, non so, D'Agostino, che fanno dei mixaggi, ma sicuramente vanno di brutto. Sì, Gigi D'Agostino. Poi c'è Cristian Marchi, no? C'è Cristian Marchi. Grande Cristian, salutiamo. Salutiamo Cristian Marchi, che fa divertire molto, sì. Anche D'Agostino, è un'istituzione. Gigi D'Agostino è il re in Italia. Bene, allora ti facciamo i nostri migliori in bocca, grazie, al lupo per questa nuova uscita. Se puoi venire a promozionarlo qui a fare una promozione qui alla valigia degli artisti, io sono molto molto contento di poterti dare una mano a livello televisivo, nelle nostre possibilità. Gentilissimo. Sì. Bene, pregherei gentilmente la regia di fare un po' di imponibile con la pubblicità. Prego, vai. Il
Fashion Bar, una bellissima realtà sita in mezzo in via Veneto 12, dove potrete degustare delle ottime colazioni, a pranzo piatti freddi e alla sera un mega happy hour. Il Fashion Bar vuole comunicare alla gentile clientela che il locale è a disposizione per manifestazioni di qualsiasi genere e il fine settimana vi aspetta con la musica dal vivo. Fashion Bar, il piacere di fermarsi. Ben ritrovati cari amici della Legge degli Artisti. Oggi, quest'oggi, come avete capito, abbiamo in puntata un grandissimo DJ. Lui è Luke DB, quest'oggi sono un po' bollito perché sono anche stanchino, ho dormito poco questa notte. Vabbè, vado in giro. Dillo che hai fatto serata. Vado ad ascoltare tutti i DJ come te, poi la mattina diciamo sono un po'. Sono un po' califanizzato. Senti, vuoi dare delle non so, dei indirizzi social, sì, allora, come possono contattarti per seguirti nelle varie serate? Noi abbiamo detto dal martedì alla domenica, lo potete trovare all'Hollywood tutte le sere, in Corso Como, se non erro. Corso Como 15. Ecco, potete andare lì che trovate il nostro Luke DB e vi farà divertire col meglio della musica national e international. O se no, come possono intracciarti per qualche evento? Sui vari social, la pagina Luke DB su Facebook e Luke DB Official su Instagram. Ah, bene. Senti, ma ascoltami, amico mio, ma tu sei sempre alla ricerca di qualche nuovo... Artisti, sì, cantanti, collaboratori, volentieri. Il cantante come deve essere per entrarti veramente? L'importante è che abbia una buona conoscenza dell'inglese, proprio perché è importante. Il mercato internazionale. Bravo, proprio perché i prodotti che comunque faccio sono sempre internazionali, cercando anche di entrare in ambiti stranieri, radio straniere. E per loro è importante che abbiano comunque una conoscenza fluida della lingua. Ma infatti, perché in italiano poi dei pezzi dance, onestamente, pochissimi, ma no, ma se ne fanno pochi. Adesso sono più i reggaeton in italiano, sì, che vanno anche. Tipo A Zero a 100, Amore e Capoeira, molto, quei brani lì che onestamente sono più da villaggio, perché sono una via di mezzo sia per la situazione club che per le radio. Però hanno spaccato, certo. Cioè anche quest'estate, diciamo, è stato un anno molto, molto florido, ricco di ricco hit. Anche Loredana Bertè ha avuto questa sua, con i Boom, diciamo, da Bash. Sì, sì. Con i Boom da Bash. Ah sì? Il gruppo che ha prodotto. Il gruppo che ha prodotto. Sì, sì. Beh, la Bertè però è sempre, voglio dire, se si presentasse Loredana Bertè, magari ti dicesse, no, allora ti farebbe piacere, certo, avere una voce italiana. È un'istituzione, musica italiana. A prescindere, cammina da solo, questo non, certo, è poco, perciò è una bella cosa. Bene, io sono molto contento quest'oggi veramente di averti ospitato alla Valigia contento degli Artisti. Contentissimo. Che dire, quando è che era, diciamo, l'uscita del tuo nuovo... 29 novembre. 29 novembre, lo potete trovare su tutti i digital, tutte store, le piattaforme, iTunes, Beatport, Spotify e quant'altro. Certo. Come si intitola l'album? Don't Worry. Don't Worry, che vorrebbe dire... Non preoccuparti. Non preoccuparti, non preoccupatevi anche voi, cari amici, perché la valigia ritorna sempre. Bene, ci vogliamo alzare in piedi, che almeno così ringraziamo il nostro pubblico da casa. Signore e signori, da martedì alla domenica, se volete conoscere Luke del DB, lo potete trovare all'Hollywood di Milano per una serata con degli amici o magari delle feste di compleanno. Andate lì e dite che siete amici del Rudy, la valigia degli artisti, che vi avrà un occhio di riguardo sulla musica che volete ballare, ecco, nel senso pratico. E dire, la puntata è finita, ringraziamo il nostro DJ. E per voi, cari signori da casa, per un giorno migliore, un profumato fiore. Bene, senti, caro Luke, io avrei un po' di dischi da poter darti. Ho trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi.